Cosa significa, insomma, qual è il senso di questa serata? Stiamo facendo assemblee in tutti i luoghi di lavoro e nei territori per spiegare ai lavoratori, pensionati, ai cittadini lo stato della crisi, le proposte della CGIL per combattere la crisi di fronte a una situazione molto grave sul piano occupazionale. Molti lavoratori sono in cassa integrazione licenziati e questo, soprattutto nel sud, provoca ulteriori questioni di, diciamo, sulle persone, gravi problemi sociali che pensiamo di poter affrontare mobilitando le persone e spingendo il governo a modificare le politiche economiche che a noi non piacciono. Con l'accordo separato si sceglie la divisione e non la contrattazione, questo è scritto sul vostro materiale promozionale. Perché? Perché il contratto collettivo nazionale è, diciamo, lo strumento con il quale si coprono i vantaggi economici dei lavoratori in base al tasso programmato di inflazione. L'accordo separato, facendo riferimento al 2 indice europeo e riducendo il calcolo con cui si determina l'aumento salariale, porrà per i lavoratori nei prossimi contratti minore copertura salariale. Quali sono gli obiettivi futuri di questa sigla confederale che comunque va sempre per la maggiore, nonostante tutti anche la campagna mediatica contraria? Gli obiettivi sono quelli chiaramente di far comprendere alla pubblica opinione che la crisi è gravissima al di là degli spot pubblicitari del governo. Dai nostri calcoli, dai nostri studi si sono determinati o si determineranno nei prossimi anni 2009-2010 circa 1 milione di disoccupati in più, arrivando a 2,5 milioni di persone nel 2009-2010, e il prodotto interno lordo sarà all'incirca del 4% in meno, quindi una gravissima crisi sociale che il governo non vuole affrontare con strumenti straordinari. All'esterno delle schede e chiediamo a tutti voi di esprimere il vostro dissenso. Il 4 aprile a Roma è prevista una manifestazione di tutte le lavoratrici, lavoratori, gli studenti, di informare i cittadini, i lavoratori, i pensionati, i giovani, le donne, del perché la CGIL è in campo, come tra l'altro è in campo da moltissimi anni. Molti di voi avranno visto sicuramente il filmato bellissimo di ieri sera, da ieri sera, sulla vita di Vittorio. È una lunga storia che noi vogliamo continuare a difesa dei diritti dei lavoratori, dei cittadini, dei giovani e dei pensionati. La televisione, dappertutto, sui giornali c'è una crisi finanziaria, c'è una crisi diciamo, derivata da quella più generale che si è determinata. La svolta si è subito vista perché Obama ha detto tra le prime cose devo far crescere il lavoro di 3,5 milioni di posti di lavoro, devo tassare le grandi ricchezze. Guardate bene, tassare le grandi ricchezze, tant'è che ha cominciato anche dai manager a diversarti, diciamo, i grandi redditi che questi avevano. Devo investire sulla sanità, 40 milioni di americani non avevano la sanità. Devo investire sulla scuola, perché senza il sapere, senza l'innovazione, questa nazione non cresce. Devo investire sulle fonti rinnovabili e sul clima, perché con quello che si sta determinando nel mondo abbiamo un mondo che chiaramente si distrugge le sue risorse, quindi una svolta profonda. E ha detto anche, aggiungo, che non mi farò bloccare dalle lobby economiche e che la responsabilità, l'ho detto la settimana scorsa, è di tutta la politica di Bush, per cui io devo cambiare completamente pagina. Bene. Di fronte a uno scenario di questa natura, l'Europa ha cominciato anche a reagire e praticamente ha cominciato la Francia, la Germania, dall'Inghilterra, hanno immesso molti milioni, miliardi di euro per venire incontro alla situazione drammatica che si è
dell'economia reale. E infatti da tempo come CGL stiamo denunciando, finalmente cominciano ad arrivare anche altri che la negavano fino a qualche settimana fa, da tempo stiamo dicendo come CGL che prima o poi arriverà sull'economia reale, che è arrivata, e che determinerà grandi sconquassi sociali. E di oggi, sui giornali di oggi, no, le notizie che riportano degli studi fatti dalla nostra organizzazione, dalla CGL, studi economici, dalla CGL, che dicono fino al 2010 avremo 1 milione di disoccupati in più in Stato, completamente rivisto, perché non si può più continuare con una situazione come quella che è stata vissuta in tutti questi anni. E poi ci sono due modi per uscirne. O sapendo che superata la crisi però il paese sarà in condizioni di competere. E come può competere un paese quando non esiste una politica industriale dei servizi? Stiamo dicendo da tempo, noi con i settori tradizionali, cioè mobile, abbigliamento, calzaturiero, tessile, meccanica, non siamo in condizioni più di competere, perché ci sono paesi più poveri di noi in cui il costo del lavoro è ancora inferiore a quello nostro, che sono in condizioni di essere competitivi. Noi dobbiamo invece investire sull'innovazione, sulla ricerca, sulla scuola, sulle nanotecnologie, sulle biotecnologie, sulla farmaceutica, su settori innovativi, così il paese può posizionarsi in maniera completamente diversa da quella che abbiamo visto fino ad oggi. Altrimenti ne usciremo dalla crisi con macelleria sociale, cioè con centinaia di migliaia di lavoratori o fuori dai processi produttivi e con una moltitudine di gente nuova, giovani, giovani precari, giovani donne che hanno appena assaporato la possibilità di cominciare a lavorare nella pubblica amministrazione, non solo, e che il governo ha deciso di buttare fuori perché con Saccone, con Brunetta, mentre il governo precedente aveva deciso di stabilizzare 150.000 posti nella scuola, qui si fa il contrario.